Monsignor Carlo Maria Viganò è accusato di scisma. Ha più volte criticato l'operato di Papa Francesco chiedendone le dimissioni. L'ex nunzio negli Stati Uniti è stato convocato dal Dicastero per la dottrina della fede per prendere nota delle accuse e delle prove circa il delitto di scisma di cui è accusato. In particolare ciò di cui è accusato sono affermazioni pubbliche dalle quali risulta una negazione degli elementi necessari per mantenere la comunione con la Chiesa Cattolica, negazione della legittimità di Papa Francesco, rottura della comunione con lui e rifiuto del Concilio Vaticano II. Immediata la replica di Monsignor Viganò. Questa Chiesa agisce in evidente discontinuità e rottura con tutti i papi della storia e con la Chiesa di Cristo, ha detto, invitando a pregare per coloro che sono perseguitati a causa della loro fede. Poi ha aggiunto: considero le accuse contro di me un onore. Nessun cattolico degno di questo nome può essere in comunione con questa Chiesa bergogliana. In merito alla vicenda, il segretario di Stato Vaticano, il cardinal Pietro Parolin, ha affermato: Monsignor Viganò ha assunto alcuni atteggiamenti a cui deve rispondere. È normale che la dottrina della fede abbia preso in mano la situazione. A livello personale, Parolin ha aggiunto: mi dispiace tantissimo, l'ho sempre apprezzato come grande lavoratore, molto fedele della Santa Sede.